back. Allora, non ho idea di che cazzo dovremmo fare oggi, però lo si fa. L'importante è la convinzione, eh? La pensione di Udrop. Che cazzo c'ha la pensione di Udrop? Lo scopriremo. Che cazzo ha fatto? Scusa? Oh, cavolo, ero sovrappensiero. Benvenuto alla pensione di Udrop, dove ogni giorno inizia con un sorriso. Dai. Che vuoi? Oh, cazzo. Realmente. Che posto tranquillo. Mi faceva selezionare le opzioni. Calmo, silenzioso. Vero? Merito della sesta strada. Ci pensano loro a tenere alla larga chi vuole molestare i nostri ospiti. Li ho eliminati un bel po'. Oh, cacchio. Non è che sei della polizia, vero? Direi più il contrario. Bene. Non posso parlare con i poliziotti. Ho sbagliato. Ho un appuntamento con una persona qui. Si chiama Booker Updike. Quindi? Beh... È qui? Oh, non lo so, sto solo sostituendo una mia chum. Oggi andava sotto i ferri. C'è qualcosa di disponibile? Un attimo controllo. Perché ce lo tieni dietro la schiena? Ah, sì, ho una stanza al piano terra, va bene? La prendo. Perfetto. La stanza è la numero 106. Ma aspetta, devo leggerti questo. La pensione di Udrop non può essere ritenuta responsabile di danni a effetti personali o ospiti. Ci riserviamo il diritto di rifiutare il servizio se necessario con la forza. Vi auguriamo un buon soggiorno. Grazie. Mi sento come a casa. Minchia, fischio, se sei utile. Vabbè, lo lasciamo qua. Si nota lo stesso un sacchissimo, però. Dai, non sfarfallate tutto, per favore. Non volevo fare questo in realtà. 1 c 55 FF. No. 1 c 55 FF. 1 c 55 FF. BD. 1 c 55. Ho sbagliato. Ah, scusa, devo vedere se si possono disattivare, se ci sono telecamere, minchiate varie.
Listalo. Booker Updike nella 103. Splendore. È quasi peggio di casa tua. Ah. Soffocato sembrerebbe, probabilmente nel sonno. Una morte indolore in questa città. Che colpaccio. Senti questo odore. La reazione. Ah, vapori dalla stanza di sopra. Aspetta, aspetta, eh. Ah, neoanfetamina. Vuoi farmi credere che sai riconoscere le droghe dall'odore? Cosa sei, un cane poliziotto? Direi più una specie di sommelier. Andiamo di sopra. Qualcosa mi dice che le scorte del nostro bisturi sono lì, vicino a un condotto di aerazione. Chiudiamola. Ok. Vedi cosa ci facesse là, però non può far male. Porca troia, che cazzo c'è qua dentro? Abbiamo ancora un'ora, Wither. Strange. Magari aspettavi meglio che so. Andiamo. Dietro. Colpi. Cazzo. Non me ne ero accorto.
quella classica ruota del danno che almeno dici, ah, ma è arrivato alle spalle subito. Il fuoco. Il bomber me lo piace. Anche un bel po' di soldini. Non ti preoccupare, ma pure. Diavolo, ho sentito qualcosa. Sette A. Sono di qui! Faccio finta di non aver visto! Via! Acido, ma non ho idea di che cosa sia successo a Booker. Mi aspettavo di più da te, V. Chiudo il contratto e lo classifico tra i mediocri. Figlio mio. Meno io me l'aspettavo, sarebbe andata così. Viaggio rapido, faccio anche una capatina a casa, vado a lasciare tutti i cazzo di vestiti che ho.
quella morta, quella dietro. Incredibile sta canzone, mamma mia. Mamma mia, Marcello. Si legge il telefono alla guida, poi vedo. Cyberwash. Le cose leggendarie ce le conserviamo per collezione, magari. Anche se fanno cacare al cazzo. Ho trovato poi il fucile che diceva, potremmo provare col fucile a... No, c'è il fucile a salto, cazzo dico. Sono scemo apposta.
forse. Sì, io adesso. Ok? Una telecamera, roba del genere, niente. No! Cazzo! Dai! Dove? Torretta de merda. No, già a momento poco come pigliato.
perfetta sta manovra. Da, si è impallato sto rumore di merda. Gioco in questi pack. Ai, grazie. Però almeno la facciata è stata un poco dolorosa. Sai bu! Ma ancora vivo, sì. Ai ai ai. Vediamo quante cose. Per questo sono arrivato alla missione finale e sto continuando a fare le secondarie, perché è giusto così, si gioca così. C'è un gioco in questo lag. Sto laggando. Ma tu sicuro sei? Ma in... Mi sembra di star perdendo cose, quindi non lo so. Potrebbe essere, potrebbe non essere.
sembra di vederlo fluido. Ah, vabbè, sì, la telecamera. Posso provare a staccare e riattaccarla. Ma più di quello non penso. Aspetta. Stop. Vediamo se si rimette meglio. Boh. Refresh, che devi refresciare? Che cazzo, quando sono... Mi sono perso pezzi. Tutto. Qualcosa, ci spero. C'è sto rumorino di merda che fa qualcosa che si è buggato, che non l'ho capito. Vale, però non so che cazzo dovrei fare per... Qualche idea? L'applicazione secondo me è una merda, quindi il microfono va bene, l'applicazione va a schiacciare tutto. Aspetta un attimo che sto rumore di merda mi ha rotto il cazzo. Come lo refresh Streamlabs tutto ciò? Esatto. Cazzo, usa PIS, figlio me. Non so, ma... Ma poi aspetta, il gioco o solo la cam che fa problemi? O con tutto il genere, non l'ho capito. Vediamo che cazzo è questo. Mi manda Wakako. Ah, sei qui per salvarmi la vita. Mi chiamo Sergei. V. Oh, beh, chiamami S allora. Ho un regalino per i Tiger Claws in garage. Come hai fatto a incazzare i Tiger Claws? Ah, è stato solo un amichevole malinteso. Certo. Sì. Quell'uomo sembra normale, barba, scarpe marroni,
sai, niente di speciale. E ha anche un cagnolino. Gospodi, un sicario che se ne va in giro con un cane. Questo malinteso implica che tu gli abbia sparato? Peggio, molto peggio. Bah, ho già detto troppo. Ah, allora secondo me è proprio la cosa che è una merda. L'applicazione. Sì, che ho frizzato, lo so. Non mi sembri molto nervoso per un uomo nella tua situazione. Proprio perché sto cercando di risolvere. Ormai sono quasi al traguardo. Cazzo. Manca poco alla mia libertà. Come fai a essere sicuro che i Tiger Claws accetteranno il tuo regalo? Credimi, lo so. Noi russi abbiamo un buon intuito per queste cose. E tu sei soltanto un fattorino. Vediamo se ora si è aggiustato. Ne dubito. A parte che si è sfocato una merda. Sì, Enel. Puttana tua sorella, Enel. Che cazzo ha aperto? Dio. Vediamo se va. Ma non credo, è proprio una merda l'applicazione, se è vera videocamera. Boh. Speriamo, preghiamo Dio. D'accordo, dammi le coordinate. Un attimo. Ti apro la porta del garage. Si apre anche dall'interno nel caso. Il regalo è in auto. Ah, speriamo non bene. È proprio un'auto normale, ma in breve si è aggiustato il tutto, però portala sul posto e loro si occuperanno del resto. E non sputtanare tutto, eh? Conto su di te. Carlo picchio ora sto tizio. Già mi rompe il cazzo mentre io già c'ho i coglioni girati. Vabbè, io rubo la roba. Vabbè. Che auto di merda. Devi darmi qualcosa di più figo. Non è lui, grazie a Dio. Ah. Presto, fammi uscire prima che torni. Ok. Un regalo. Non me l'aspettavo, premuto il corpo per sbaglio. Cosa hai detto? Dovresti essere il mio regalo. Una sorpresa da un certo Sergei. Quello che dici non ha senso. Sai, tipo una torta con sorpresa. Ma non c'è nessuna torta. Solo un sacco di sangue. E tu saresti? Alex Pushkin, assistente senior nel controllo qualità della biotecnica. E perché un corporativo sarebbe coinvolto con i Tiger Claws? Lavori per i Tiger Claws? Io ho detto che non avrei accettato la loro offerta. Mi spiace, ma il tuo destino è segnato. Sì, perché è un contratto di Wakako, cioè non me la vorrei inimicare, sinceramente. Però magari sto tizio, che è un corporativo lavorato alla biotecnica, può servire più di Wakako. È complicato. Esci prima che cambi idea. Dai. Non so cosa stia succedendo, ma grazie. Non te ne pentirai. Non sono troppo convinto di questo. Ti ha ingaggiato Wakako, no? Avrà fino all'ultimo Eddie. E lo stesso vale per te. Ah, ok. Non penso che la Wakako fegli niente se gli dai soldi. Non pensavo che un corporativo infilato in un bagagliaio avrebbe mai potuto comprarti. Ma non smetti mai di sorprendermi, Vi. Comunque, chi offre di più ottiene quello che vuole. Ma non parlo di Sergei, no. Purtroppo un'altra parte interessata ha offerto di più. Chissà che ne sarà di lui ora. Do ut des, Vi. Do ut des. Contratto okay, chiuso. Ok, ora ho paura. Lo sapevo che... Non voglio che sia tutto sto casino.
Cyber psicopatico. Ci pigliamo la nostra, no? La nostra moto rutilia. Caricano le cose sempre tardi. Cosa cazzo è? Questa non la capisco. Ok. Non riesco a spiegarla. Bene. Siamo vicino. Sistema queste minchiate. Che in teoria il bitrate ce l'ho buono. Ma devo andare a controllare. Niente male. Oh, ma che cazzo ci fai qua? Due normale lag, perfetto. E allora penso sia una cosa di proprio connessione a sto punto. Ciao. Madonna mia. Troia, che massacro. Sì,
Sì, là mi sa che è la connessione che fa un po' cacare, quindi. Cioè, faccio delle ricerche, ma non credo di poterci fare un cazzo. Leggiamo sti shard. Quale cazzo dovrebbe. Madonna, come si chiama? Brick ed Ellis. Perché non me li dai subito? Intervista. Abbiamo, no, gli articoli no. Il mondo no. Tecnologia no. Vabbè. 3 anni dopo. Qua so. Che cazzo facciamo brick? Ho preso The Binding of Isaac. Oh my god, sì. Bravo Totò. Ora bestemmiaci tantissimo, ti prego. Tra qualche mese esce anche la nuova espansione. Nuovo DLC. Che cazzo facciamo qui? Con la sensazione che Royce voglia metterlo in culo e che abbia l'appoggio che gli serve. Dobbiamo fare qualcosa. Dove cazzo sei stato? Sono quello al 100% che vuole il mio posto. È da ieri che sono un uomo morto. Ti consiglio di sparire finché puoi. Vuoi cedere? Anche noi abbiamo appoggio. Cazzo, Brick, non ho intenzione di lavorare per quella merda arrugginita e quel cazzo di sorrisetto da psycho stronzo. Brick. Non scrivere stronzate del genere, El. Se credi così tanto in me, credimi se ti dico che te ne devi andare. Oh, vaffanculo, tu cagati addosso quanto vuoi, ma io non me la faccio passare. Non la faccio passare Alicia Royce. Lei ci hai giocato? Ah, Isaac, che mamma mia, sei figo. Bellissimo. Ora prendi pure Hades e possiamo essere amici. Oggi tocca a te pulire lo schifo della puttanella di Brick. Altrimenti il capo scopre che il cadavere che vuole è invece un cane rabbioso. Porca puttana, fa più casini di quanti ne risolve. È come avere un po' ammaestrato roba del genere. Sul serio, ulula e ringhia così forte che non riesco a dormire. Che cazzo fai quando lo fa gridare così tanto? Io ho solo fatto vedere cosa succede se ti ribelli a Royce. È stata un'idea di Dor, di strappargli il vecchio cromo. Poi gli abbiamo spaccato la faccia come fosse una cazzo di pignatta. Non è più in grado di parlare, ulula come la puttana te la dice che è. Ma ciò significa che devi prendere lo straccio e pulire tutti quei grumi di carne e sangue che si lascia dietro dopo essersi occupato dei nostri clienti problematici. Altrimenti qui puzzerà così tanto da far scappare tutti gli Yeti. Allora portali dentro lontani dai cazzo di bidoni, non è così difficile. Si spera. Invia le informazioni a Regina. Dove cazzo è Regina? Rogue, Panam, Regina. Pam pam pam. Non ci vado da Naco, se no finisce il gioco. Facciamo eventi così? No, veicolo. Un cliente vuole che rubi qualcosa. Rubiamo qualcosa. Ok,
Dai, non te sta a bacca. Questo braccio non è mio. Non fa parte di me. È solo metallo freddo, morto. Cosa? Che cosa ho fatto per meritare questo? Namaste. Stai bene? Voi non siete contrari all'uso di impianti? Certo che sì. Pensi che mi sia fatto da solo questo scempio? Perdonami se non mi inchino. Mi sto ancora abituando alla mia situazione. Aspetta, qualcuno ti ha costretto? Non solo me, anche mio fratello. Ci hanno drogato e hanno dissacrato il mio corpo. E mentre lo facevano, ridevano. Come si può fare una cosa del genere a un altro essere umano e ridere? Non ha senso. Chi farebbe una cosa del genere? E perché? Stavamo chiedendo l'elemosina quando si sono avvicinati. Ci hanno deriso e ci hanno chiesto se accettavamo impianti come donazioni. Sembravano più macchine che uomini. Ci hanno detto che ci avrebbero migliorato come se fossimo oggetti. Maelstrom. E tuo fratello? È ancora con loro? Sì. Io sono stato il primo. Stavano decidendo come modificare lui dopo di me. Tu mi sembri in grado di ragionare con quelle persone. Ti prego, aiuta mio fratello. Spero solo che non sia troppo tardi. Non voglio che faccia la mia stessa fine. Va bene, ti aiuto. Ma sappi che potrebbe mettersi male. I Maelstrom non scherzano. Deve esserci un altro modo. Aiutaci. Ma senza fare una carneficina. Ti prego. Vedo cosa posso fare. Comunque sia, tuo fratello se la caverà. Non so come ringraziarti. Sono in un magazzino appena più a nord. Proprio vicino alla strada che costeggia il molo. Davvero poetico. Un monaco bisognoso. Dovrebbero includerlo nella tua epopea. Che intendi fare? Incrociare le braccia e meditare finché non muoiono? Vorrei che morissi tu. Ma perché? Che aggressività! Perché si sta buggando così? Ogni volta. Bravo. Quindi è qui che tengono il nostro caro fratello. Incoglionita. Cadi. Non fatelo. Gli impianti sono contro la mia religione. Per favore,
non voglio! Calma, ti è finita. Non sono uno di loro. Allora, cosa ci fai qui? Benvenuto nella mia chat. Complimenti. Passavo di qua e ho sentito delle battute idiote su monaci di metallo. Il brutto dei Maelstrom è che non scherzano mai del tutto. Nah, la verità è che mi manda tuo fratello. Non voleva che facessi la sua stessa fine. Dal profondo del mio cuore, grazie. Ti sono ancora più grato per non aver ucciso nessuno. Possa tu proseguire sul sentiero della pace. Detto, fratellino. Ciò che spinge questi mostri non deve avere conseguenze. Non spetta a noi giudicare quello che meritano. Sti stronzi. Ai ai ai. Come ti hanno catturato i Maelstrom? Molti li evitano come la peste. Noi siamo stranieri qui. Vaghiamo di luogo in luogo. Quando siamo arrivati a Night City, non abbiamo avuto tempo di identificare i pericoli. I monaci non vivono nei monasteri? Originariamente no. Io e mio fratello apparteniamo a un gruppo che segue i primi insegnamenti buddisti. È una vita interessante. Abbiamo incontrato molte persone insolite. Ah, ho visto. Non serve fare del sarcasmo. Lo sappiamo che il mondo è pericoloso. Ma se non ci si assume dei rischi, non si saprà mai cosa c'è oltre la porta d'ingresso. Sono sicuro che capisci. Tuo fratello ti aspetta. Non lontano da qui. In piazza. Non appena avrò ripreso fiato, lo raggiungerò. Adesso sarà lui a dover essere salvato. Guarda un po' chi ha scelto la retta via. Se hai così paura di uccidere, forse dovevi farti monaco invece che mercenario. Uccidere non è la soluzione a tutto. Se vuoi cambiare il mondo, c'è sempre un prezzo da pagare. E quei cyber stronzi? Pensi che si siano procurati questa roba stando se seduti a fare omi? Se ne hanno abbastanza da sprecarla con i monaci. Sicuramente non gli servirà. E dopo questo siamo alla fase per andare a casa e devo scaricare tutte le minchiate che c'ho addosso. Devo levarmi tutti i vestiti che mi fanno un peso assurdo ogni volta che cammino. Zio, ho un lavoro per te, anche se preferirei non averlo. Brian Stone, un predicatore televisivo. Figlio è stato assassinato in modo brutale. L'unico modo per beccare l'infanticida è mettere le mani sulla BD originale in cui ha registrato tutto. Sì, hai capito bene, purtroppo. Allego più informazioni sul... Vabbè, abbiamo capito qual è la situazione. Da qua non va bene. 7A. Da qua non c'è. Ci rendiamo il tutto il più semplice possibile. Qui non c'è più nessuno. Poi? Credo che qua ci sia qualcuno di buggato.
mi serve un oggettino per pingare. Aspetta, vediamo se posso disattivarle tutte da qua, sarebbe bello. Tanto. Torrette locale. Torrette spente, sistema di sorveglianza spento. Bella, ma stai zitto. Quella è disattivata ma fa finta di essere attiva. Questi sono tutti storti sul muro. Vabbè, ogni volta. Vendari. Per ora va bene così. Qui. Stoppa qui. Appena prima che... Che ne dici? Se no è come accoltellare un cuscino. Ok. Vado indietro di un frame. Aumento la sensazione sveglia, di... Sveglia, sveglia, signori. Che succede? Sicurezza! Sono troppo lontani per sentirci. Stiamo calmi, noi ci limitiamo a sintonizzare e vendere. Non giriamo i video, lo giuro su Dio. Avete una bella impresa familiare, eh? La gente compra e noi vendiamo. Gli affari sono affari. Cerchi qualcosa in particolare? Se non lo facessimo noi, lo farebbe qualcun altro. Vuoi roba con cani? Bambini? Violenza? Madonna. Tutte le cose insieme. Freddy. Abbiamo quello che vuoi. Noi forniamo solo quello che vuole Night City. Tutto qui. Freddy! No! Freddy! Frederick! Rispondi! Rispondi! Pezzi di merda. Ci sono consentito, fammi accedere però. Minchia.
Complimenti. Ottimo lavoro, V. Speriamo che serva a trovare il bastardo che ha ripreso il tutto. Contratto chiuso. Posticino speciale a Night City. Mamma la vascica, vascica. Che lascio le cose aperte, probabilmente sì. Vestiamoci. È più brutto, no? A parte questa che me la tengo nell'inventario e il resto lo leviamo tutto, giusto? Sì. Piacciono più gli occhialini, sinceramente. No, è terribile come accostamento, dai. Con la camicia, cioè con la canottiera, ancora.
Ah, andiamo in giro i pantaloncini, perché no? Vestito del pisellino. Un po' terribile, ma... sono quelli che sto usando o sono scemo io? Occhiale vetro di Johnny, ma sono scemo io. Ah, quelli... forse i pezzi proprio di Johnny non appaiono, forse servono proprio per una missione a sto punto, perché non ci sono pezzi... Sì, non ci sono le cose di Johnny. Quante minchiate c'ho dietro. Ci credo che appena prendo altre due subito vado in sovrappeso. Thank you.
Sapevo che io l'ho buttata dentro. Ma dove stracazzo è? Va bene. Come nel sto per darti una bella lezione. Ma perché? A proposito di quegli incontri che dicevi. Oh, vivi. Senza un rivestimento cranico in titanio, avrai presto problemi di memoria. Gli incontri avvengono in varie parti della città. Se riesci a stenderli tutti. Chiaro. Io credo in te. Sta minchia. Compra, no, chissà che cosa troverai. Thank you.
pianissimo se si caricasse il modello. Mamma mia. Un po' me lo fa piano. Il figlio di Arati Kapoor è morto per overdose da glitter. Ne avrei sentito parlare, è una sostanza bella forte che circola in strada di questi tempi. Arati vuole che tu vada al laboratorio dove la producono e che lo riduca in cenere. Da un'occhiata all'allegato se vuoi altre informazioni su Arati e sulla situazione. Vieni da un altro pianeta di aver sentito parlare del glitter. Dicono che se lo vedi ci sei sotto a vita ed è più facile andarci d'accordo se con il neo fentanyl. È solo questione di tempo prima che qualche brufoloso ragazzino ricco si friggesse il cervello. La madre del ragazzo è Arati Kapoor, con proprietà della catena di ristoranti Masala Studios. Io ti direi che è piuttosto a pezzi per questa storia, ma non è tipo da crogiolarsi nel lutto. Infatti ha un piano. Il laboratorio dove producono il glitter deve essere spazzato via dalla faccia della terra. E se alcuni di quei coglioni che lo cucino ci lasciassero le penne, credo che tu sappia la risposta. Ti mando le coordinate, sappi che potrebbe esserci tagliare il corso al cratere. Ok. Esempio, per un sì e per un no. Queste le spegniamo.
perché non si rompe? Che corpo e granata stai pigliando. Sì, non so come si sale però io, che palle. Dove cazzo si sale, ma perché? Non mi so orientare. Che turbo palle. Dio. No, qua l'ho trovato. Forse. Che palle, dai. Di compiere una buona azione e fare qualche Eddie intanto che ci sei. Devi salvare una persona dai Tiger Claws prima che la facciano in tanti piccoli pezzettini. Ci stai? Dettagli allegati. Non fartelo. Avvicinare! Oggi non ho più. Mi è tutto il caso.
altro contagio. No! Che palle! Cazzo, ho eliminato praticamente tutti. Solo per questo non volevo vedere con la telecamera. Sei Ro? Chi ti ha messo? Sì, sono io. Mi hanno ingaggiato per tirarti fuori di qui. Puoi camminare? Ragazzo, ho 43 incontri all'attivo. Non sono i miei primi lividi. Dimmi quando e ti seguo. Ok, allora alzati. È ora di filarsela. Va bene, sono. Penso io. Mi pagano per questo. Vabbè, almeno ho eliminato già tutti. Quando si sporotto. Vediamo quanto ci mette ad arrivare. Vediamo se può essere un problema. E va. Veloce. Dove cazzo è uscito? Tutto zoo. Stavolta è andata bene. Ma non abituartici. Grazie. Credo di farcela da solo da qui in poi. Ce la fai di sicuro. Ehi, senti, una cosa. Chi ha sganciato gli Eddie per tirarmi fuori? Non posso dirtelo. Segreto professionale. Falla finita. I mercenari hanno un codice etico ora. Io sì. Sei in gamba. Non farti schiacciare da questa città. E se succede...
fai in modo che non ti dimentichi. Beh, Roy, al sicuro, ma non so, forse mi aspettavo qualcosa di più. Tipo, più discrezione. La prossima volta impegnati un po', ok? Contratto chiuso. Cyberpsicosi, vai, 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 vai. Ehi, V, puoi fare un'indagine per me? Ho sentito di disordini al porto. Forse sono solo dei tossici, ma mi sa tanto che c'è lo zampino di un cyberpsicopatico. E voglio sapere se c'entra la droga. Che bel quartiere. Un cadavere non va bene da analizzare, quindi prendilo vivo. Cazzo! Porca merda. Qualche veicolo interessevole da per rubare.
raga. Gary, ciao. Ho piani per stasera. Accendo. Vieni a andare a mettersi a uno. Forse non lo conosci. Ma è molto felice. Cosa si festeggia? Gas Credits. Non abbiamo mai celebrato la nostra vittoria. Passo il re e ti appunta fuori che sei con me. Mi farà entrare subito. Non fare tardi. Bello. Finisco questo e vengo da te. Il mio cliente è in pericolo, devi salvarlo. Apprezzerei davvero il tuo aiuto con questa storia. Dettagli allegati. Ok. Mi piace Kino. Wait. Sei vivo? Parla piano. È psicotica. L'hai sistemata? Certo. Adesso puoi uscire. Ah, finalmente. Pensavo di soffocare. Sai quando apri gli occhi al mattino e pensi questa sarà una giornata di merda? Niente andrà per il verso giusto? Che c'è? Vai di fretta? Sai quando apri gli occhi al mattino e pensi questa sarà una giornata di merda? Niente andrà per il verso giusto? Beh, questa era una di quelle giornate. Dovevo restare a letto. Perché la ragazza è impazzita? Perché alla gente viene la cyberpsicosi. Che cazzo lo sa? E nessuno vuole veramente saperlo. Beh, allora io qui ho finito. Alla prossima. Alla prossima? Speriamo di no, cazzo. Odio le palle.
volta i Maelstrom hanno un bisturi. Il fatto è che la trattengono contro la sua volontà, costringendola a lavorare per loro. Vuoi andare a salvarla da quegli psicopatici? Soprattutto. Non ne sarebbe felice. Dettagli al tre. Dai. Forza, fatti vedere. Non ho ancora finito. Il tuo ciume ha appeso un filo. Non è un mio ciume. Io sono V. Come se mi ricordassi tutti i vostri nomi. Non sono dei Maelstrom, Lucy. Mi manda tuo fratello. Bertie. Ok, ok, solo un attimo. Che gli è successo? Gli hanno sparato. Lo avevo quasi sistemato, ma ha ricominciato a sanguinare. Senti, non c'è tempo. L'hardware che hanno qui dovrebbe stare in una discarica. Dobbiamo andare, ora. Già che sei ancora qui, fagli una scansione. La pressione sta calando, e anche la temperatura. Sta andando in shock. Cerco di arrestare l'emorragia. Tu dagli un'unità di sangue sintetico. Forza, dai! È sul tavolo! Il primo a sinistra! Non nella mia mano! Oh, ok, dobbiamo aspettare un po' prima che si chiuda. Perché lo fai? Sono un medico. Avrà ucciso più gente di quanta tu ne possa salvare. È un'operazione, non un processo. Ok, direi che la crisi è scongiurata. Adesso deve solo farsi una dormita. Grazie. Ora possiamo andare. Stammi vicina. Tieni giù la testa. Passaggio, sali.
Nice. Io sto parte non lo capisco come sia possibile. Piegano al mio passaggio, vabbè. Puttana. Macchine buone, una volta che sono arrivato spunta, bravo. L'ascensore è fuori uso. Sono desolato. Se è fuori uso, che cosa ci fai tu qui? È fuori uso anche per gli ospiti di Kerry Eurodyne. Mi sta aspettando. In tal caso, buona serata. Lounge. Facciamo questo lounge. Che suono vecchio fatto. Quanti cazzo di ospiti a Kerry? Meh.
Ah, c'è la Carrie. Faccia nuova? Lo sei? Che cazzo faccio a passare? L'uccellino che arriva quando devo chiudere e scappare. Mi spiace. Vi, vi, una domanda veloce! Com'è stare accanto a Carrie Urodine, una leggenda vivente? Sei imbambolato? È un'esperienza pazzesca. Vi, ma non posso lamentarmi. Grazie, ma devo proprio scappare. È tardi, ho da fare. Andiamo. A meno che tu non voglia fare altre interviste. Impara a camminare. Siete splendide. Anche tu. Dee, dovremmo inserirti nel nostro prossimo video. O potresti essere la mia guardia del corpo. Già, sono un po' impegnato al momento, ma... Mi chiamo se mi libero. Ehi, vieni con me. Voglio presentarti qualcuno. Vi? Spector. Un vecchio amico. L'ho incontrato a Memphis, sulla Bill, secoli fa. Ehi. Ha roba di prima qualità. E fa uno sconto da amici e familiari. Ma certo, signor Urodine. Prezzi speciali per i tuoi amici. Vediamo cos'hai. Potrete parlare d'affari dopo. Vieni, Vi, ti mostro una cosa. Complimenti, Kerr, uno spettacolo niente male. Ora che abbiamo risolto quel problema, qual è la prossima missione di Carrie Urodine? Colpire Kovacek? Molto divertente. Ah sì, non intendo fargliela passare liscia. Forse non oggi, forse non domani. Ma quel bastardo si pentirà di avermi fatto firmare quei documenti. E uscire dall'accordo con l'etichetta? Ah, siamo onesti. Mettiamo che io rompa il contratto. Poi, chi pubblicherà le mie canzoni? Chi si occuperà di distribuzione, promozione, influencer, media? Le etichette controllano tutto. Se chiudi con loro, sei fuori, punto. Ma saresti libero? Davvero? Libero di cantare fino a perdere la voce, senza che lo senta nessuno. È solo un altro tipo di gabbia. Wow. Vedrai uno dei miei punti preferiti di Night City. Non vengo qui spesso, ma quando capita, è importante. Devo sentirmi speciale? Forse. Gli ho detto di chiudere il locale per oggi. Questa vista non mi stanca mai. Adoro guardare la città dall'alto. Beh? È l'unico posto in cui ti addormenti credendo di essere speciale e poi ti svegli sapendo che non sei nessuno. Felice di avere questo momento solo per noi. Anch'io. Ho l'impressione che siamo... in sintonia, capisci? Quindi, volevo parlarti di una cosa. Dimmi. L'intera faccenda delle Askrex era dovuta alla mia paura. Paura di essere scoperto. Paura che la gente mi vedesse come un altro prodotto. Un altro ingranaggio della macchina corporativa. Urodine il venduto. Intrattiene le nuove star del pop asiatico in cambio di soldi, fama e della possibilità di ricordare alla gente che è ancora vivo. E non c'è del vero. C'è, ma non è questo l'importante. Il vero problema è più profondo, molto profondo. Parlamene. Vedi, pensavo di aver paura che la gente mi considerasse uno schiavo corporativo.
ma avevo solo paura di finire di nuovo all'ombra di qualcuno. Di nuovo? Per anni ho vissuto all'ombra di Johnny, come parte dello scenario, della macchina, che lo aiutava a risplendere. Non credevo che ce l'avrei fatta da solo, senza Silverhand. Per questo ha lasciato i samurai. Cazzo. E invece ce l'hai fatta. E alla grande. Ormai solo i fan ricordano i samurai. Mentre tutti conoscono il tuo nome. Credi che questo cambi qualcosa? Mi sveglio ogni giorno con lo stesso pensiero. Con l'idea che potrei svanire nel fumo, nel tanfo e nel marcio di questa città. Per sempre. Night City è una città di ombre. Per anni ho fatto il possibile per tenermene alla larga, capisci? Cazzo. È ora che tu smetta di avere paura. Non ne hai motivo. Credi di poter scacciare le ombre? Non lo voglio baciare. Provo io a capire che succede. E che palle. Cioè, io percorro sempre perché c'ho il mio pensiero del io c'ho Panam, anche se non la vedo da una vita. Quindi non lo so. Te la caverai, anche senza di me. Cazzo. Sì, lo spero. Dobbiamo rientrare. Di sotto aspettano tutti. Aspettano te. Lo so, lo so. Stasera si brinderà a questa città. E a me con lei. Ma resterò quassù ancora un po'. Tu va pure. Ok. Ci vediamo. Resterò quassù ancora un po'. Che poi dal lancio devo uscire, che palle. La chiamo. Ehi, hey, Lavi. Stammi bene. A presto, Vi. Niente. Andiamo a chiamare Judy. Niente di speciale, le solite cose. Preferisco che mi parli di te. È stato bello sentirci. Wow. Chiama quando vuoi. Io sono qui. Ah, peccato. Se avessi saputo avrebbe dato così. Cioè, ma ha finito la quest di Kerry così, no? Vabbè, la prossima run, vediamo. Thank you.
Ehi, tutto bene? Guarda, sei tu nel prossimo futuro. Tutti i Netrunner finiscono nello stesso modo, con il cervello fritto da un ice corporativo. Sembra che respiri ancora. Aspetta, no, non posso. Svegliati. Dammi un momento. Non so quanto sono rimasto lì dentro, ma come dite voi americani, muoio di fame. Ho dato un'occhiata ai tuoi messaggi. Sembra che questo Spectral Kid avesse ragione. Sono rimasto bloccato, in effetti. Quando lo scoprirà, diventerà insopportabile. Per questo non hai chiesto aiuto? Per orgoglio? No, perché ero intrappolato nella sottorete. Le luci erano il massimo a cui potessi accedere. Sai cosa c'è nella valigetta corporativa? Voi giovani fate troppe domande. Scoprilo tu stesso. Forse non è una buona idea, dopo tutto. Impari in fretta. Forse ti starei chiedendo chi mi ha mandato. Wakako. Trova sempre una scusa per trascinarmi a cena da lei. Quando vuoi passa a farmi visita. Ti insegnerò alcuni trucchetti da Netrunner. Non sono forse io che ti ho salvato il culo? Non si smette mai di imparare sulla propria pelle. Ma non devi per forza fare tutto da solo. Grazie, ci penserò. La valigetta, affanculo. Esce da qua. Mi hanno riferito come hai agito. Ottimo lavoro. Non mi aspettavo niente di meno da te. Chiudo il contratto.
È un lavoro per me, non c'è nessun cliente. Perciò mi aspetto un risultato veloce. Devi entrare nel territorio. Tiger Claws. Rischio molto alto. Allego altre informazioni. Nella testa di una... Che razza di posto di merda. Scusa, non eri tu quello che finiva sdraiato nei passifondi? Certo, quando ero così fatto da non rendermene conto. Bene, bene, bene. Porte segrete, Bana. Perché cazzo la gente deve essere così prevedibile? Essere collegato a quelle porte. O a uno sciacquone da qualche parte. Chi lo sa? Sembra che Lea sia andata dai Tiger Claws all'insaputa di Waco. I Claws non sono tipi che onorano i patti. Scopriamo se ha avuto fortuna. Sei morto? Non era, dai, uno scanto per cui cadere. Li ho fatti di peggiori senza cadere. Dai, facile, veloce questo. Mio. Mi ricorda un... Perché? Ah, per cazzo. Un cazzo di posto di merda. Una parola oppure uno sguardo sbagliato e finivi subito con una lama tra le costole.
fanno se riuscire a venire. Per cazzi suoi. Pensare che così tante persone sono morte per questa caccoletta. Le dimensioni non contano. Sappiamo entrambi che non ci crede nessuno. Vedo che hai trovato lo spaccaserrature. Splendido lavoro, continua così. Chiudo il contratto. Cosa ho fatto? Sei passato nel momento sbagliato. Sono lì. Compra. Chissà cosa troverai. Non sono detto! Rubare dati da un computer. Dickie Twister. Un tempo Sant'Agostino scrisse: chi abbona il fatto sarà riconosciuto del peccato. Beh,
anche qualcuno senza un naso riuscirebbe a fiutare i festini che si tengono al Tiki Fist. Quello strip club gay è pieno di chicos dello sguardo vitro che farebbe di tutto per qualche addirittura loro per il zoma. Ora, la puzza di quel posto è arrivata alla centrale dell'NCPD e i miei uccellini mi dicono che la polizia intende rispondere alla porta da un momento all'altro. Pessima notizia. Il proprietario del Tiki Twist era un pappone che si fa chiamare se non ladrillo. È furbo ed è un fanatico dell'archiviazione dei documenti. Un computer pieno di dati raccolti con dispositivi di acquisizione delle sue stanze VIP. Parliamo di politici, colletti bianchi, boss criminali, celebrità, forse perfino gli stessi poliziotti. Se gli sbirri mettono le mani su quelle registrazioni, il castello di carte magistralmente costruito all'Ariglio collasserà, gettando nel caos l'intero distretto. È il momento, il caos non fa il caso nostro. Ruba quelle registrazioni al Dicky Twister, prima che le trovi la polizia. Per fortuna, il signor ci ha benedetto. Al momento Ladriglio è fuori città, ma meglio fare in fretta, perché ignorare la divina provvidenza è un vero e proprio peccato. Porca puttana! Dalla figura si sono messi in T-pose. Va a vedere un po' di carne.
dovresti farlo anche tu, già che il contratto è chiuso e il tuo compenso è in arrivo. Amen. ¿Por qué chingados metes las pinches narices donde no te llaman? Dico, come butta, fratello? Perché te la faccia lunga? Ho capito che cazzo è successo. Sono morto fuggissime vivo. Cazzo, sei fuori di testa. Deco, ¿qué pinche jueguito es este?
padre! Ma buon salve, signor Andre. Sono un attimo focussato. C'è un uomo che deve andare in giudizio. Come la va? Come la va? Questa è una questione personale. Pago più del normale. Allego più info. Conto su di te. Non mi ha dato la macchina, stronzo. Beh, no, a te. Ci si. Finalmente si riesce un po' a giocare, quindi meglio di così. Sto cominciando a morire lentamente, ma quello penso sia proprio nell'essere umano. Dove cazzo devo andare? Lavoretti di minore entità. Ma ho visto che per ora stai streamando di meno. Ci sono materie importanti da portare che rompono il cazzo, giustamente. Che vogliono qua? Chissà cosa troverò. Pinguini del cazzo. Serve aiuto qui. Non me l'aspettavo. Che qua ci finisco. Come ancora questo lavoro? Uff. Vabbè, sono qui. Dov'è l'altro? Dai, dammi chiacchierarci, cazzo, quei poliziotti però che non funzionano. Io attualmente gioco da 20 anni, si sono... Sì.
capisco. E vedo che sto anche laggando male. Però il gioco è bello. Ha tanti problemi, poverino. No, non come PS4, ma... Però sì, è bello, cioè i personaggi sono fighi, le cose belle, però... Tutti quei problemi non te lo fanno godere proprio appieno. Però sì, ci sono tantissime possibilità come GDR, è una figata. Sveglia, sveglia, porco nativo. Porco nativo. Oh, cazzo! Anche solo l'inizio che puoi scegliere tra tre background diversi... Cioè, nelle tue scelte, nelle possibili scelte è molto influente come cosa. Se fosse stato per te sarei... Beh, ma probabilmente avremmo il vero gioco tra un annetto. Compagnia. Risposta sbagliata. Con tutte le patch, allora, cose che già aspetta, hanno programmato e cose varie. Si stanno impegnando, gioia. Ah, cazzo, non c'ho le caratteristiche adatte. Sprecagli un punto livello solo per avere un po' di soldi, non me frega un cazzo. Niente. Io non ti credo. Mi hai salvato e basta, perché ti andava di farlo? No, perché non ho le caratteristiche adatte, te, dannazione. Figlio di puttana. C'è pure una romance stupenda che ho fatto che ci sono veramente affezionato. Quindi ora capisco che devo diventare anche un personaggio virtuale, non c'è altra scelta nella mia vita. Vabbè, tre livelli minchiate. Contratti vecchi amici. Vabbè, appena lo trovo andando sulla mappa si va. Chissà cosa trovo. Ormai sono quasi anche giunto alla fine. Sto facendo proprio tutte le quest secondarie possibili, perché in genere faccio così e voglio ottimizzare un po' tutto quello che riesco a ottimizzare, quello proprio come livello e minchiate. No, ma cazzo, va. Tengo mentre studio per un esame. Che io concilio così tanto lo studio, mi onora lei. Alla buono studio. Vedo Jaccarubo negli ardenti abissi dell'inferno, sento le sue urla lancinanti, l'odore della sua carne che brucia. In altre parole, il mio cuore è colmo di gioia. Contratto chiuso, vai con Dio. Che bel prete. Ma andiamo al 32° piano, che mi sta cambiando missione a caso. Vedere Gustavo. Sì? Devi aver sbagliato indirizzo. Dai, non mi dire che devo per forza mettergli un punticino a forza, non ci credo. Ci sarà un'altra via per entrare. Esatto. E 9, 7, a 1, CPT. Cazzo, ho sbagliato. Cazzo. Meno panico. Tendine di Achille è quello grosso sopra il calcagno. Forse questo insegnerà a quell'idiota a pagare in tempo i suoi debiti.
caso contrario. No, che cazzo è successo? Ok. Non l'ho capita, ma... Mamma mia, belle buggatine che si fa. Che cazzo sta sta telecamera? Credo di aver già eliminato tutti, effettivamente. Vediamo se posso pingare. Dai, dammi qualcosa per pingare e siamo tutti felici. Sì. Wow, super efficiente. Ora però disattiviamo le telecamere, se non rompono il cazzo. Sa che dobbiamo ora un pochino sistemare l'inventario. Voleva sta merda. È il mio cecotto. Dai, non posso mettere le armi tra i preferiti. Che palle. Va bene. Dai, pigliala. No, scappa. Si possono disattivare. Perfetto. In dance porno che ci stanno sempre. Non stavo. Aspetta, vediamo se c'è qualcosa di interessante qua. La stanza più protetta di tutte. Teoria. Qualche dato importante. Cazzate, niente. Nulla di importante, vabbè. Non ne puoi andare. Tu non sei Gustavo. Tu sei Gustavo.
Nice. Uff. Tranquillo. Si è suicidata. Secondo i quoti sia stato lo stress da lavoro, ma i suoi dicono che l'ha uccisa qualcuno. Pensi di riuscire a scoprire qualcosa? Per forza. Allora, 7A. Quindi 1C. Cosa? Mando qualche altro dettaglio. È un terrorista! Sono andati. Restiamo uniti. E quella poco a poco la se ne va pure. Ok. Aspetta un attimo che sembra meglio del mio fucile. E lo è! Equipaggio! Dobbiamo cercare le cazzo di prove. Ok, porti di ragazzi. Perfect. Camera bastarda. Easy. Easy busy. Che questa build da hacker è stupendo, cioè viene tutto così immediato da fare. Il
serve. Per lo stesso motivo la disattiviamo. Di sorveglianza, aspetta, faccio, perché tenerle acceso, consuma corrente, tranquilli raga. Wow, molto fine. Ma quanto cazzo di sorveglianza c'ha sto posto? Madonna. Ora sono curioso su cosa ci tengano dentro. Ho neutralizzato tutti grazie alle telecamere. Nice. Vai, detto fatto. Qua abbiamo dei bei giubbotti antiproiettili. Possiamo andare. C'è uno shardino, mio shardino. Via. Cazzo, Pi! Porca puttana, ero teso come una corda di violino. Meno male che è finita. Hai lavorato da professionista. Io ho i dati e tu sei al sicuro. Ti do il contratto. Thank you, man. Compra veicolo, no. Lavoretti. Ah, ok, andiamo a fare prima il murale. Senti, quello mi fa fare giri per sempre. Che cazzo è successo? Vabbè, non lo voglio sapere. Esplodono le cose. The Tower. Thank you.
Che cazzo fai? Faccio sta missione, si legge un po', per oggi mi sa che ho dato. Se un demone è sempre presente. Un altro. La contemplazione è come il silenzio nell'occhio del ciclone. Inizi a svanire. Non hai radici forti in questo mondo. Perdi il contatto con te stesso. Devi purificarti, riottenere il tuo equilibrio. Posso aiutarti. Siediti. Ok, ti ascolto. In città siamo lontani dalla natura. Metallo, canyon di cemento, occhi di neon. La sporcizia del mondo ci soffoca. Beh, non è certo un giardino zen. Devi trovare la calma, ripristinare il tuo legame interiore. La fonte sei tu. Non devi fare altro che attingere. Sei pronto? Ok. Proviamo, perché no? Ti darò una brain dance meditativa che libererà la tua coscienza. Eh? Mi darai. Puoi pagarmi quello che vuoi. Beh, in questo caso la prendo gratis. Non puoi farlo soltanto per gli Eddie. Molto bene. All'inizio è meglio sperimentare la meditazione con la supervisione di un esperto. Iniziamo. Ti guiderò io. Non dovrebbero essere tipo contro... Ah no, vabbè, contro i potenziamenti. Forse le brain dance vanno bene. Ok. Questa è una meditazione dell'elemento terra. Spirito della natura, Madonna. Madre terra, io ti saluto. Sono sangue del tuo sangue. Io sono te e tu sei me. Oh madre terra, tu hai dato vita a me e a ogni altra creatura. Purifica il mio corpo e la mia anima dal dolore, dalla malattia, dall'impurità e dall'energia negativa delle persone, dei mondi e delle dimensioni negative. Donami l'energia della vita. Donami salute, giovinezza, saggezza, conoscenza, forza, gioia, felicità e pace interiore. Ok. Percorriamo la terra tra i prati e la natura in piena fioritura. Ci togliamo le scarpe, camminiamo a piedi nudi, assorbiamo l'energia della terra, percepiamo gioia, tranquillità, leggerezza, purezza. Molto bravo lui a fare degli elenchi. E la nostra anima. Percorriamo la terra. Una farfalla riposa su un bocciolo di fiore. Le api raccolgono il nettare. Gioia e calore ci circondano. Le gambe assorbono l'energia della terra, riempiendo ogni cellula del nostro corpo. L'anima e lo spirito sono purificati.
Ti ringraziamo, Madre Terra, con la mente, il corpo e l'anima. Non esiste vita senza te e gli altri elementi. Wow. Ehi? Che bel trucchetto di magia. What? Che cazzo è successo? Perché è sparito? Non ho capito. Marta Frakes e Gustavo Horta. E Giulietta e Romeo di Vista del Re. Ma conosci la storia? Questa non è molto diversa. Marta è in coma all'ospedale e suo padre vuole farla pagare a Gustavo. Entra in gioco lì. Esige un pagamento rapido. Dettagli allegati. Mi serve che recuperi della merce. Roba rara, barre di scambio. Sono finite nelle mani di un tossico che non ha idea di quanto valgano. Non posso tollerare che vadano sprecate. Leggi l'allegato e mettiti al lavoro. Mi fa violare il protocollo. Vabbè, dai, la facciamo ignorante questa. Fai bene, cazzo. Ah, solo lui c'era. Seriously. Ok, nice. Portarmelo, perché non sto portando, me ne sono convinto io. Te lo lascio a te. Poco mi pagano per fare sticker, vabbè dai. Ah, leggiamo un paio di robe.
poi stacco. I sciamani della rete. Pacifica tutto quello che ci si aspetterebbe da un luogo con la... Possiamo questo. Da un luogo con la sua malfamata reputazione. Locali loschi, negozi sospetti e la presenza degli enigmatici Voodoo Boys. Perché enigmatici, vi chiederete? Dopotutto, non è raro che le gang custodiscano segreti di cui il resto della città è completamente all'oscuro. E i Voodoo Boys non sono diversi dagli altri gruppi, giusto? Ora chiedetevi, avete mai assistito a una sparatoria da gang? Probabilmente più volte di quante possiate contare sulle dita. E di chi si trattava? Valentino, Tiger Claws, Maestro, Sesta Strada, ma mai Voodoo Boys, mai. A seconda di chi interpreterete sentirete molte storie e opinioni su questa schiva gang. Sono di fatto i leader degli immigrati haitiani di Night City, uccidono gallinari in sacrifici di sangue e Dio solo sa se dove li trovano. Comunicano con i propri antenati tramite la preghiera, evocano i fantasmi e gli permettono di assumere il controllo del proprio corpo. Seminano dolore, malattie e sofferenza tra i loro nemici utilizzando bambole voodoo occulte. Forse penserete che alcune di queste affermazioni siano solo voci infondate, ma potete esserne sicuri? Alcuni giurano di aver visto i Netrunner dei Voodoo Boys nella rete oscura, circondati da vampiri e leviatani, e intenti a solcare quelle strane profondità del cyberspazio, più belli e pericolosi di quanti siano nel mondo reale, dall'obiettivo a noi ignoto. Ma quindi, chi sono? Che cosa cercano? Qual è il loro piano? In fondo, forse non dovremmo porci queste domande. Alcuni segreti è meglio che restino tali. No Life 3, recensione. Dopo 50 lunghi anni, l'attesa è finalmente finita. Il terzo e ultimo capitolo della serie No Life sarà finalmente disponibile all'acquisto a partire da domani. Come già segnalato, i giocatori non devono aspettarsi grandi cambiamenti per quanto riguarda il protagonista. Vestiremo ancora i panni del forte e silenzioso scienziato Baron Freimensch. Seguiremo Baron e le sue avventure che lo porteranno dal circolo artico a... perché rovinarvi la sorpresa quando mancano meno di 24 ore? In breve, con Eris al fianco di Baron e il suo fidato piede di porco in pugno, quei luridi alieni stanno per avere una bruttissima sorpresa. Tinnitus, recensione musicale? Un tentativo. Non ho mai avuto un problema simile. Ho scoperto che i membri delle gang Maelstrom percepiscono la musica dalle loro band preferite, i Tinnitus, in modo diverso rispetto ai normali ascoltatori. Questi patiti degli impianti descrivono le melodie in termini di complessità, gamma e profondità sonora. Non sono proprio le parole che userei io. La musica può contenere dei rumori, ma in questo caso i rumori non contengono alcuna musica. Non saprei descrivere in altro modo. Ora, ho due teorie al riguardo. Teoria 1, dato che i Tinnitus suonano soltanto al Totengans, l'acustica locale potrebbe essere la causa. Problema. I Maelstrom sono un gruppo di psicofeccia iperviolenta e non intendo manchiarmi la reputazione recandomi uno dei loro concerti. Come posso confermare questa teoria se non verifico di persona? Teoria 2. Agenti allucinatori. Forse i Tinnitus usano un cocktail di sostanze chimiche fatto in casa ad affiancare la loro musica per creare questa esperienza. Sinceramente non credo di volerlo sapere. Se la seconda teoria fosse vera, rischierei un collasso del sistema nervoso indotto da droghe in nome del giornalismo legato alle scienze musicali. Ne vale davvero la pena, Chum? Diamine, la musica non dovrebbe essere così complicata. Intervista una regina della giungla metropolitana. Ecco un bel bocconcino per tutti quelli che bravano i segreti dei bassi fondi di Night City. Dopo mesi di ostruzionismo e aperte minacce, ho finalmente ottenuto un'intervista con un membro della gang degli Animals. Ci siamo scontrati in un bar della zona ovest di Pacifica. Quando i miei occhi hanno incontrato il suo sguardo da predatrice, mi sono tornati alla mente quei video documentari che guardavo da bambino e mi sono sentito come una gazzella finita in un'imboscata di un branco di leoni. Grazie mille per aver accettato questa intervista. Non è un problema per il tuo branco, gregge? Allora non frega nulla. Faccio quello che voglio, quando voglio. Se hanno un problema possono venire a lamentarsi, ma so che hanno troppo paura. Tutti gli Animals sono guidati dal principio della sopravvivenza del più forte? Puoi scommetterci, se non sei un duro sei solo un sacco di sangue in attesa di scoppiare. Per questo ci alleniamo, steroidi, ormoni della crescita, equini modificati, almeno mezza giornata in palestra. Aspetta, hai detto equini? Credevi che Animals fosse solo un nome pittoresco? Gli uomini sono deboli di natura, ma gli ippopotami possono mangiare un intero coccodrillo, tu puoi. E le tigri, amico, canini da 10 cm e 300 kg di pura fottuta maestosità. È questo che siamo, gli Alfa di Night City, re e regine della vita e della morte. Sembri quasi una poetessa. Prova a ripeterlo, usavo la tua mandibola come a cappello. È vero che rifiutate l'uso della cibernetica? Sì e no.
I coprocessori possono essere hackerati, perciò ce ne teniamo alla larga. Ma lame retrattili, artigli metallici, zanne di titanio, tecnocuoio leopardato, quella è un'altra storia. Affascinante. Beh, non voglio trattenerti oltre. Ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato. C'è altro che volessi dire ai nostri lettori? Non si scherza con gli Animals, Night City. Se ci provate, vi faremo a pezzi, vi masticheremo e sputeremo le ossa. I Voodoo Boys. Cosa sappiamo e cosa ignoriamo? Non c'è da stupirsi che gli haitiani di Night City considerano pacifica il loro territorio. Dopotutto l'hanno costruito con le proprie mani, il proprio sangue e il proprio sudore. Nel decennio del 2060 le corporazioni utilizzano gli immigrati haitiani come manodopera a basso costo per costruire hotel, parchi di divertimento, piscine e altre attrazioni di lusso, con l'intenzione di trasformare Pacifica nel quartiere di divertimento per i ricchi di Night City. Il 2069 segna l'anno in cui gli haitiani scelgono Pacifica come la loro nuova casa. La guerra di unificazione aveva spaventato gli investitori, spingendoli a ritirare i propri investimenti allo sviluppo del ricco quartiere di divertimento, lasciando i costruttori privi di lavoro, di una rete di sicurezza e di ogni speranza di un brillante futuro. In un certo senso la comunità haitiana aveva già vissuto un simile abbandono, quando la loro isola era stata resa inabitabile dai disastri naturali e nessuno aveva risposto alla loro richiesta d'aiuto. Da allora, Pacifica è divenuta la loro nuova isola su terraferma, autosufficienza e tagliata fuori dal resto della città. Ben poco si sa dei Voodoo Boys e le poche informazioni che abbiamo sono prive di contesto e spesso basate sui miti e distorsioni della realtà. Ad esempio, l'opinione pubblica crede che la gang dei Voodoo Boys si sia formata solo dopo l'immigrazione haitiana a Night City, ma non c'è niente di più sbagliato. La gang esisteva già sotto altra forma, ben prima della catastrofe del 2062, sebbene sotto altro nome. In questo articolo entrambi i gruppi verranno chiamati Voodoo Boys per semplicità. Inoltre, svolgevano un ruolo diverso rispetto a quello assunto a Night City. Ad Haiti i Voodoo Boys erano solo un gruppo di netrunner, mentre a Night City svolgono anche una funzione sociale. Nel distretto di Pacifica stabiliscono e fanno rispettare le leggi comuni, assicurando il benessere dei residenti locali. La lealtà che hanno verso i propri fratelli è incrollabile, quando lo sdegno che provano verso la città. Risultati della lotteria delle vittime di Haywood. Stamattina all'alba, la rapina di un minimarket di Haywood è sfociata in una sparatoria. Appena prima del conteggio finale, altre due vittime, la signora Jablowski e il signor Hellhammer, hanno portato il numero totale ai morti a 216. Il numero è stato influenzato da un certo Joshua Stevenson, noto membro di una banda di trafficanti locali. Maledizione, signor Stevenson. Avevamo scommesso su 214 e abbiamo perso proprio all'ultimo momento. In ogni caso, congratulazioni ai vincitori del concorso di quest'anno. Siamo molto invidiosi. Emergenza on demand. Com'è potuto accadere? Quando e perché abbiamo deciso come società che la vita umana è un prodotto, un lusso? Mia madre è morta all'età di 45 anni. Aveva avuto decenni da vivere. Finché tutto le è stato strappato via da un comune broncopolmonite. Se avesse avuto anche solo la più economica polizza del trauma team, sarebbe stata curata nel giro di un'ora, ma non poteva permetterselo. Mia madre è morta 5 mesi prima del suo appuntamento con il medico di famiglia. L'idea di una sanità privatizzata è profondamente inculcata nella mentalità pubblica. Già nel 2020 era parere diffuso che 500 euro dollari al mese fossero un prezzo onesto per un'assicurazione trauma team. La salute non era qualcosa che ci veniva data, era qualcosa da guadagnarsi. Pensavamo, il sistema privato non sarà perfetto, ma non c'è alternativa. Stronzate! Ora, attraversiamo l'Oceano Pacifico e andiamo in Unione Sovietica, dove hanno tecnici medici ben istruiti, unità nanochirurgiche di precisione, anticorpi specializzati, sonde endovenose e molto molto altro ancora. Recuperi aerei d'emergenza che usano AV moderni con unità criogene? Hanno anche quelli! Qual è la differenza allora? Che loro non lasciano morire la gente per strada, nei negozi e nelle proprie case, non costringono la gente ad acquistare le proprie vite da una corporazione come se questa ne avesse i diritti. La sanità pubblica non è un'utopia irraggiungibile, è una realtà. Il trauma team invece tratta i suoi assicurati come potenziali pazienti da curare, potenziali prodotti da vendere. Salva le vite solo perché ne trae profitto. Una vita salvata equivale a un cliente abituale. Certo, la morte dei clienti può anche portare profitti sotto forma di rivendita di organi e di impianti, anche se in quantità regolate e minori. Ma un fornitore di servizi di emergenza non può permettere ai propri dipendenti di uccidere deliberatamente la propria clientela solo per un guadagno a breve termine. Ma questi professionisti medici saranno vincolati dal giuramento di Ippocrate? Obietterà qualcuno di voi, ma per piacere. I patrioti della stessa strada. Quando penso al meglio che i nuovi Stati Uniti hanno da offrire, non posso non rivolgere il pensiero agli uomini e alle donne della stessa strada. Tutti gli abitanti di Night City riconoscono questo nome, ma sono i residenti di Vista del Re quelli che devono molto alla stessa strada. Molto, se non addirittura tutto. In passato, diversi imprenditori di varia natura hanno tentato la sorte in questo quartiere, ma la maggior parte di loro è finita spiantata e affamata. Autisti, meccanici, commercianti.
Le piccole attività sono fallite per vedere la devastazione che ha seguito la quarta guerra corporativa. Mentre le grandi corporazioni come la Arasaka espandevano i loro affari nell'area, le imprese locali vedevano morire propri, le nascenti gang hanno preso il controllo delle strade, terrorizzando gli abitanti al punto che perfino l'intervento della polizia si è dimostrato inutile. Ma poi hanno cominciato ad apparire loro, soldati professionisti tornati a vista dopo il servizio militare, aspettandosi di tornare tra le risorse dei bambini e il profumo stuzzicante di Schottburger appena grigliati. Sono rimasti sorpresi e desolati di essere accolti da caos e distruzione. Tuttavia, non si sono fatti intimidire. Da veri americani si sono rimboccati le maniche e hanno affrontato la situazione. Hanno fatto scorta di armi Militech, addestrati i loro vicini come era stato insegnato loro, e si sono vendicati contro le gang frammentate e brutali che avevano vandalizzato le loro dimore. E così si è formata la compagnia paramilitare della Sesta Strada. Bianchi, neri, latini e nativi americani. Uniti nel pattugliare le strade di Night City. Una forza coesa che dimostra il vero significato della parola patriota. I loro nemici diffondono calunnie infondate di furti e traffici illeciti sul loro conto, ma la loro volontà è incrollabile. Fieri, giovani e desiderosi di un futuro in cui gli stati saranno nuovamente uniti. La Sesta Strada attende il giorno in cui qualcuno rialzerà l'America, come è successo con Vista del Rey. Madonna, quanta roba c'è. Vai, un altro paio. Controversa Cyberware nel football. Mai prima d'ora la folla era passata così improvvisamente e così spesso dal tifo euforico al silenzio assordante. La precedente partita tra gli NC Corsair e le San Diego Shredders si è conclusa con una schiacciante vittoria per Night City, ma è stato un altro team a rubare la ribalta dei riflettori. I paramedici del tramo team hanno estratto la quantità record di 7 giocatori durante la partita a seguito di ferite potenzialmente letali. 3 restano ancora in condizioni stabili ma critiche. Questo insolito picco di feriti durante una partita è risultato di mesi di attriti tra le due squadre. Il coach degli Shredders, Danner Irwin, ha ripetutamente accusato i Corsair di infrangere il regolamento, permettendo ai giocatori dell'equipaggio di Cyberware di fattura militare. I rappresentanti dei Corsair hanno smentito queste accuse, sostenendo che il regolamento non contenga linee guida così definite a proposito del Cyberware. Il coach di Night City è persino arrivato ad affermare che San Diego dovrebbe fare lo stesso, invece di piagnucolare come bambino ogni volta che appendono una batosta. Quello che non dice, naturalmente, è che gli NC Corsair sono sponsorizzati dalla Night Corp, che gli assicura diritti esclusivi dell'equipaggiamento progettato nel loro segretissimo laboratorio scientifico per il football, oltre al danno alla beffa. Naturalmente, questo non ha convinto San Diego, che insiste nell'affermare che l'uso di tecnologie militari danneggia l'integrità e il futuro del football. D'altra parte, gli analisti e i commentatori sportivi hanno liquidato la controversia ricordando che questa mentalità di corsa agli armamenti sia sempre stata presente negli sport, e citano come esempio la maratona di Night City del 2064, nella quale il corridore austriaco Dominic Bohm superò sfrecciando i favoriti della Repubblica Ceca e della Francia grazie alla partnership tra Vienna e la Zetatec, portando a casa un record mondiale e una vettoria incontestata. Recensione: Bloody Bout 7. Cos'è andato storto? Proprio quando pensavamo che la Macroware avesse smesso di sfornare giochi incompleti, ci arriva questo mucchio di codice fumante. Francamente non so nemmeno da dove cominciare, dalla modalità storia che sembra una cozzaglia di debuttate lì di sei diversi scrittori che non comunicano tra di loro, o poi dai tutorial per niente intuitivi, o da quel ridicolo lag che mi ha dato il tempo di prepararmi una tazza di caffè tra un pugno e l'altro. O magari dalla localizzazione incomprensibile. Sinceramente i dialoghi non hanno senso in nessuna lingua. In che tipo di lingua li hanno scritti originariamente? In svizzero? Questa è l'altra e... tronco qui, che sono già le 6. Banalità Liberum Arbitrium. Recensione: banalità pretenziose spalmate su una base sinfonica sciatta. Persino aspirante o chromatic rocker, ottima caricatura. Ok, certo, il riff heavy ci sono, il growl vocale c'è, l'essenza degli anni 60 anche, ma viene tutto coperto da un velo di toni dark stereotipati e così esagerati a risultare indigesti persino ai fan più neo-kitsch. Non c'è impatto, non c'è feeling, sinceramente. Per gli standard del genere è una cazzo di ninna nanna. Vorrei mettere a letto, in una fossa comune, questa recensione, ma non vi ho ancora parlato dei testi. Mi hanno fatto alzare gli occhi al cielo così violentemente che mi sono strappato un nervo ottico. Porca troia. Il peggio in assoluto è il brano che dà il nome all'album, Liberum Arbitrium. Inno contro le violazioni del libero arbitrio umano. Quale sarebbe l'enigmatico male che ci priva della cosa più importante di tutte? Già, avete indovinato, le corporazioni. Ho sbadigliato così forte da arrivare a coprire il growl del cantante. L'ultimo album dei Tainted Overlord assomiglia molto a un mix di chromatic rock che aveva bruciato un decennio fa, cancellato dalla memoria e ritrovato sotto il divano accanto a un hamburger ammuffito di Carson.
i fan sfegatati della band troveranno qualcosa per passare il tempo, ma chi cerca qualcosa di nuovo farà meglio a lanciare una granata a concussione in un magazzino di pentolame. Molto drastico, mi piace. Un nuovo tifone sta per abbattersi sull'America. Sono le Ass Crack con il loro nuovo ed elettrico single. Hanno nomi simili a supereroi e un brand visivo che esplode sullo schermo e sul palco. Le Ass Cracks sono una band perfetta per le ossessioni dei nostri tempi. Dopotutto, se vuoi risaltare in questo mondo, devi essere più grande, più luminoso e più rumoroso di tutte le pubblicità sparse in giro. E loro le sanno bene. Le ragazze delle Ass Crack sono divenute un fenomeno pop mondiale. Questo capolavoro di marketing è cresciuto rapidamente in Oriente, diventando un tifone al neon che ha travolto l'Asia, affogato l'Europa in un lampo cromatico e che si appresta a sbarcare in America. Soccomberemo anche noi alla loro feroce carineria e al loro brutale fascino? Indubbiamente, hanno tutta l'intenzione di conquistare i nostri cuori e i nostri portafogli. Purple Force e le sue amiche kawaii, madonna, puntano alla nicchia specifica dell'animo americano, la nostra particolare combinazione di ribellione e sentimentalismo. Per questi, il single che hanno scelto di promuovere nella parte americana del loro tour è una cover della hit User Friendly di Carrie Eurodyne. Una mossa mirata a compiacere le folle, ma che solleva anche qualche interrogativo, che le Ass Crack vogliono presentarsi al pubblico americano come un fenomeno user friendly da abbracciare? Oppure una scherzosa presa in giro dei consumatori americani? Qualunque sia il motivo, la domanda scherzosa presa in giro dei consumatori... Qualunque sia il motivo, la domanda più interessante è come avrà reagito Eurodyne a questo ponte intergenerazionale e interculturale. Finora, il rocker si è rifiutato di commentare la cosa e credo sapete tutti che cosa significa. Katie e le ragazze delle Ass Crack hanno ancora un asso nella manica. I samurai. 30 anni dopo, aneddoti, miti e altri miti. Ok, questo è l'ultimo. Quando Silverhand fondò i Samurai, lo fece da artista pienamente consapevole. Sapeva ciò che voleva, in qualità di leader carismatico della band, sapeva come imporre la sua visione al resto della band. La divisione dei ruoli del gruppo era molto chiara. Johnny e Carrie Eurodyne erano gli agitatori ispirati, le anime costantemente tormentate della band. Harry, bassista, viveva in un mondo tutto suo, anche nei rari casi in cui non era completamente strafatto. Forse non ha mai realizzato veramente quanto fosse talentuoso. Secondo alcune voci, Silverhand andava a letto con Harry per tenerselo stretto. Qualcuno dice che Silverhand andasse a letto anche con Carrie per tenerlo su di morale. La verità è che Johnny andava a letto con chiunque, anche se il suo cuore non era sempre coinvolto. Poco dopo lo scioglimento dei samurai, Harry subì uno shock in un incidente, dopo il quale iniziò a comportarsi ancora più stranamente del solito. È come se stesse solo aspettando una scusa per farlo. Toccò il fondo. Nancy, tastierista, era l'unica persona normale e ragionevole del gruppo. Andava ai concerti, suonava meglio che poteva e poi tornava a casa. L'unico problema era che a casa c'era anche il suo aggressivo pezzo di merda di un marito, che finì per stringere la presa su diretta al punto da costringerla a lasciare la band. Poco dopo tentò di stringerla ancora di più, ma qualcosa scattò nella testa di Nancy. Forse la musicista si ricordò del suo oscuro passato criminale e suo marito ebbe tutto il tempo di ripensare alle sue azioni mentre precipitava dall'ottavo piano. Dopo aver trascorso 7 mesi in prigione, Nancy tornò con i samurai, ma le cose erano cambiate. Alla fine se ne andò di nuovo, stavolta per sempre, e iniziò una nuova carriera nei media con il nome di Bass Isis per NV54. Danny, batterista, paranoico e ad alto funzionamento, tormentata da migliaia di ossessioni reali e immaginarie, era se stessa solo sul palcoscenico. Il resto del tempo lo passava a dimostrare a se stessa di non essere così fuori di testa come tutti pensavano. Forse è per questo che iniziò a frequentare Harry. In confronto a lui, Danny era il ritratto della normalità. Se non fosse stato per il leggendario odio di Silverhand per i manager, quei viscidi leccaculo che non fanno altro che dirti quello che devi fare, dove e quando sarà il tuo prossimo concerto e chi devi ingraziarti, i samurai avrebbero ottenuto un successo molto più grande. Invece restano sempre un'alternativa punk, icone di stile e ribellione senza compromessi. Un giorno non riuscivi a entrare al loro concerto e il giorno dopo potevi imbatterti in un Silverhand strafatto che vomitava nel fiume. Ed era questo che Johnny chiamava libertà, prima di sboccarti sulle scarpe. Fu la morte di Silverhand a catapultare veramente i samurai nel reame delle leggende e al di fuori della realtà. Figo, figo figata. Quindi, ma io stacco. Vediamo se c'è qualcuno online, facciamo un raidino, cose del genere. Non c'è un cazzo di nessuno online. Va bene, nulla. Vabbè, allora io vi saluto and ancora buono studio. See you next time, Space Cowboy.